tu devi essere più brava, meno brava come speaker, meno brava, sennò qui ci mandi a casa tutti. Meno ritmo, ecco così. Perché la scelta di Adele? No, perché Adele secondo me rompe un po' i cliché degli ultimi anni nella musica italiana. Lei è un'artista un po' cicciottella, infatti è anche presa di mira da un sacco di bulli sulla rete. È una ragazza in carne, ma allo stesso tempo credo che abbia un'anima e anche una sua bellezza particolare, canta da paura ed è una delle poche artiste secondo me modificate sui dischi. È una che veramente fa parte un po' del gruppo del soul bianco, no? Che sono lei, la Winehouse e altri artisti, insomma, che hanno un po' rilanciato questo genere, e lei secondo me l'ha fatto con classe e con delle grandi capacità, insomma. È vero, concordo. E poi, insomma, noi per fortuna in Italia non abbiamo tanto questa ossessione per la bellezza a tutti i costi negli artisti. Una roba molto internazionale. Insomma, secondo me in Italia c'è un concetto inverso. In Italia se sei bella e fai la cantante sei una raccomandata. Mentre in America o in Inghilterra se sei figa, buona, sai ballare, sai cantare, sei una vera artista, mentre in Italia non è ancora accettata la cantante donna che sia anche molto bella, è più il cantante uomo bello visto bene, la donna che canta è anche carina è un po' raccomandata, secondo me è un po' così in Italia. Dobbiamo ancora lavorare un bel po' ma su tante cose bisogna lavorare in Italia, su troppe cose. Va bene. Continueremo a parlare con Emma tra poco, anzi se già vuoi ricordare il numero SMS così ci possono scrivere. Sì, 348-2559-9999 per scrivermi un sacco di insulti e parolacce, io sono qui pronta a rispondervi. Arrivando tutto tranne che insulti in questo per via SMS. Ok, ci prendiamo una pausa, torniamo tra poco, speaker per una sera, Emma. Okay.